Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, in realtà siamo alla fine del test drive, un mese con Challenger C394 Garage. Ora ve lo racconto un po' nel dettaglio, giriamo la telecamera e vi racconto un po' pregi e difetti di questo bel mansardato da famiglia. Iniziamo da lei, è la cabina di guida. Perché iniziamo da lei? Perché in realtà la motorizzazione è Ducato, Fiat Ducato 150 cavalli, che è, a mio parere, la motorizzazione più giusta per muovere la massa e il peso di lui, di Challenger C394G Garage. Parliamo di un veicolo che è lungo 7,12 m, alto 3,05 m, largo 2,35 m, quindi insomma un vero, come dire, una vera taglia, una vera porta di accesso alle taglie XL dei camper. Sopra abbiamo una mansarda che ha il letto più lungo di quello di casa, perché è oltre 2 metri, ed è largo 150 cm. La mansarda ha la particolarità di avere innanzitutto l'oblò, ma anche la finestra ai piedi, mentre in testata c'è l'illuminazione con le prese USB e un sacco di divani portaoggetti per, come dire, quelli che io chiamo le attrezzi della notte, che può essere un libro, gli occhiali, il cellulare, insomma tante piccole, un pacchetto di fazzoletti. Insomma, qui la capienza è veramente generosa degli spazi. E poi invece, girando, troviamo la parte del living. Allora, qui va un discorso fatto sulla vivibilità di questo living, che è veramente da primato. Intanto il tavolo, vi dico solo che il tavolo con la sua prolunga, che è posizionata qua sotto e che è quella che vi permette di allungarlo, io che sono alto 1,70 m ci sto disteso completamente, e largo 1 metro. Un discorso a parte va meritata a lei, la dinette. In questo momento non è fatta, ma sappiate, l'avete visto già dalle foto che vi ho appena allegato, questa parte della dinette si allunga e diventa tutto un enorme divano, largo come il camper, di fatto un divano di una lunghezza di più di 2 metri. Che cosa succede? Che questo divano va abbinato a un tavolo che ha sotto una parte che si scorre in questi termini, come avete visto dalla foto, e va ad assumere una lunghezza di 1,70 m, cioè io sul tavolo ci sto disteso tranquillamente, è largo 1 metro, quindi a tutti gli effetti questo è un tavolo, una dinette per mangiare comodamente 4 persone così com'è, con la prolunga diventano 6 persone senza avere alcun problema di passaggio negli spazi, perché la cucina, dove sono io in questo momento, non è inficiata dalla dinette assolutamente. Cucina che è servita di tutto punto. Insomma, intanto dal punto di vista dei fuochi sono 3 ad angolo. Qui c'è un bel piano d'appoggio in mezzo al lavello, che ha sempre il coprilavello a filo rotondo. Poi sotto c'è tantissimi vani di stivaggi, ci sono tantissimi vani di stivaggi, da la parte delle posate, ovviamente silenziate, silenziato il cassetto, fino ad arrivare a tutti i pensili, che sono molto molto profondi sotto alla parte cottura. Ancora ulteriori sportelli sotto il vano del lavello. Come vedete ce ne sono veramente tanti. La particolarità è che tutti hanno, come vedete, dei ripiani interni col bordino di contenimento, che sono molto interessanti per sfruttare al meglio lo spazio. Stessa identica cosa sopra. Come vedete ci sono di nuovo anche qua piani, ripiani di divisori con bordino di contenimento. A seguire troviamo l'altra caratteristica interessante di questo veicolo, il frigo da 140 litri con cella e con cestello sotto. Poi abbiamo un armadio che è come quello di casa, perché di fatto è molto generoso sia nella larghezza che nell'altezza, cioè tutto quello che vedete è piani e la parte di capi appesi, e sotto ci sono ancora 2 ripiani per poter posizionare ulteriori indumenti. In coda abbiamo un matrimoniale che è anch'esso largo come quello della mansarda, cioè più di 2 metri, lungo, mentre largo 150, servito da finestra, oblò, spot di lettura e una serie di pensili in alto, anche questi sono con chiusura silenziata, ovviamente. Sotto al letto troviamo lui, l'enorme gigantesco garage.
Proseguiamo la nostra visita con alcuni dettagli che mi sono piaciuti molto durante questo test drive, come gli appendiabiti che sono sparsi un po' in giro, e poi lui, la stanza da bagno, perché questa è una sala da bagno, in quanto ha una doccia, io la chiamo matrimoniale, perché è una doccia king size, veramente grande, e poi proprio gli spazi per muoversi all'interno del locale bagno sono come quelli di un monolocale a casa. Perché sono ben dimensionati, ci si può muovere in due persone senza darsi fastidio, nel senso che una persona può fare la doccia e l'altra persona può lavarsi i denti, può utilizzare la toilette. Il vano è ricco di vani di stivaggio, cioè il locale toilette è ricco di vani di stivaggio. Sotto al lavello ce n'è uno, c'è un'enorme bocchetta dietro al water dove poter posizionare ulteriori oggetti, un ripiano sopra con un bordino di contenimento e un ulteriore pensile in alto per poter sistemare materiale e indumenti per la sala da bagno. Lui è a tutti gli effetti quello che io definisco un camper da famiglia, ma proprio da famiglia numerosa, perché sono 6 posti letto, 6 posti viaggio e siamo arrivati addirittura d'arrivo. Allora, Challenger C394 G Garage lo trovate sia in noleggio, quindi a noleggio, scusate, da Andrea Camper, oppure se vi interessa acquistarlo usato, ha poco più di un anno di vita e costa 48.000 euro. Tutte le informazioni tecniche maggiori le trovate all'interno del sito di Andrea Camper sul veicolo, oppure potete chiamare, chiedere di Andrea e ricordatevi di dire che siete amici di Cristiano. Va bene, per questo è tutto, godetevi ancora qualche scatto finale, noi ci vediamo, intanto vado a recuperare Blu, ma ci vediamo e così vi faccio poi vedere anche le modifiche, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!